Questo processo è per noi molto importante perché l'attività della direzione del settore antimafia di Bari è stata in grado di individuare una serie di situazioni nelle quali il tessuto imprenditoriale della città di Foggia, della provincia di Foggia, era stato sottoposto a gravissime pressioni. La forza di intimidazione dell'organizzazione è così forte che ha, diciamo, reso molto complicata la collaborazione delle parti offese, delle vittime, e quindi la costituzione di parte civile della Regione Puglia e del Comune di Foggia sono particolarmente rilevanti, perché dovremo, dal punto di vista della comunità, sostenere le imprese e gli imprenditori che sono stati sottoposti e assoggettati ad estorsione e a varie pressioni di diverso genere. Questo tipo di attività, secondo noi, provoca un danno gravissimo all'economia della provincia di Foggia e della Puglia intera, e noi ci auguriamo che la grande capacità delle forze dell'ordine e della direzione del settore antimafia di Bari possa restituire a tutta la provincia di Foggia una vivibilità che è necessaria perché questa importantissima provincia ci aiuti a trainare la Puglia, la sua economia, la sua civiltà complessiva. E quindi la mia presenza qui oggi è solidale nei confronti di tutta la comunità della provincia di Foggia e della città di Foggia, e noi, ripeto, siamo qui come se tutti gli imprenditori soggetti ad estorsioni siano qui costituiti parte civile. Loro hanno, diciamo così, avuto delle remore, delle perplessità. Mi auguro che questa nostra presenza in futuro possa aiutare altri a denunciare immediatamente questi episodi e a evitare che queste organizzazioni si rafforzino ulteriormente.